Salve amici di YouTube, sono Mr. Chick. In questo video particolare rispetto a tutti gli altri approfondisco di una mia seconda passione oltre alla musica, vale a dire la storia, e più in particolare la storia della Seconda Guerra Mondiale. Questo video parlerà esclusivamente, ovviamente verrà affrontato anche in altri video perché il discorso è abbastanza lungo, ma voglio dare già un costrutto, diciamo, iniziale a quello che è il mio argomento, la mia argomentazione, e se possibile anche dare un chiarimento storico o uno schiarimento a qualcuno che magari non conosce assolutamente la vicenda. Stiamo parlando appunto dell'operazione Groza. In italiano si scrive operazione Groza con la Z, ma in russo si legge Grasa, ovvero tempesta. Si parla dell'operazione Tempesta riferendosi al piano politico-militare di Stalin ad invadere l'Europa. Questo piano militare, operazione Groza o in russo Grasa, sarebbe dovuto avvenire il 6 luglio 1941 ed era stato affermato e confermato da tutti gli amici di Stalin, ovviamente i suoi gerarchi sovietici, sia nel Politburo del Cremlino ma soprattutto nel Partito Comunista Sovietico, che già negli anni 30, a metà degli anni 30, aveva adocchiato l'Europa occidentale come meta preferita per la sua espansione, non solo politica, ma quindi anche filosofica, per quanto riguarda poi le teorie del marxismo-leninismo, che poi sono state il marxismo-engelismo, e poi sono state approfondite da Lenin dopo la rivoluzione, e poi sono state tramandate fino alla caduta del muro di Berlino e quindi la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 91. Ma stiamo parlando appunto di un tentativo militare, quindi coatto, quindi violento, di aggredire l'Europa occidentale a fini militari, quindi di potere. Questa è una cosa che la storia ufficiale non vi dirà mai, per svariate motivazioni. In primis stiamo parlando magari di qualcosa che effettivamente non è ritenuto molto, diciamo, interessante, quindi secondario, messo quindi alla berlina per certi versi, ma io credo che sia più per una questione di interesse politico, come sempre, quindi di interesse di potere, far passare i sovietici come i pacifisti della situazione, i nazisti come gli aggressori, i barbari, eccetera eccetera. Questo ovviamente non è revisionismo storico, non sto parlando di rivedere la storia secondo i miei criteri, i miei punti di vista, ma sto parlando effettivamente di qualcosa che è accaduto realmente, un piano che era stato elaborato al 100%, ma che venne preceduto dalla nostra, da quelli che ovviamente tutti quanti gli appassionati di storia conoscono, e appunto l'operazione Barbarossa, il tentativo, l'aggressione all'Unione Sovietica da parte di Hitler, avvenuta il 22 giugno 1941, quindi 80 anni fa. Ma nessuno o pochi di voi sanno, in realtà c'è stata un'altra operazione avvenuta da parte di Stalin, volta soprattutto a eliminare, diciamo, le potenze occidentali e quindi rendere le potenze occidentali soggiogate dal potere sovietico tramite appunto questa operazione militare che Stalin aveva intenzione di portare in atto il 6 luglio 1941. Quindi sono due operazioni che avvengono nello stesso anno, quindi dovremmo ricordare sia quella Barbarossa, ovvero nome in codice del famoso imperatore Federico Barbarossa, quindi diciamo del periodo del Medioevo, che porta appunto il nome di questo importante imperatore svevo, e soprattutto l'operazione Groza, quindi l'operazione Tempesta voluta da Stalin, ma che non venne mai realmente attuata, proprio perché due settimane prima sarebbe avvenuta l'operazione Barbarossa, ovvero l'attacco tedesco nazista ai sovietici e quindi l'offensiva nazista verso l'Unione Sovietica.